Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Rischiamo di farci il callo a certi fenomeni, all'aumento delle situazioni di povertà in Italia, ad esempio, o alla ricorrente vicenda di disperati che partono dal Nord Africa e rischiano anche la vita per approdare in Europa. Anche al brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci rischiamo di farci il callo. Lo risentiamo ogni anno, infatti. E cosa ci sarà mai di nuovo in questa storia che non l'abbiamo già sentito? C'è la provocazione della parola di Dio che non si limita mai a ripetere cose già risapute. Un'idea molto condivisa al giorno d'oggi sostiene che per essere al sicuro bisogna tenere ben stretto quel tanto o poco che si ha, e per moltiplicarlo e aumentarne il valore occorre investirlo con astuzia e competenza. Ebbene, il Vangelo è di un'altra opinione. A Gesù, che si preoccupa della folla affamata che ha davanti, gli apostoli rispondono: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». «Abbiamo». Non era vero. Era più onesto precisare, come fa l'Evangelista Giovanni: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci». Il che però è ancora più sorprendente. Cosa potrà mai fare un ragazzo per risolvere i gravi problemi dell'umanità? Eppure sì, è qui che il Vangelo ci propone una soluzione a dir poco diversa dalle nostre logiche. L'unico modo per essere al sicuro tutti, l'unico investimento intelligente, sta nel condividere quello che si ha con chi non ha niente. E il motivo è subito detto. A questa condizione subentra un altro coefficiente, un altro azionista, Dio, il Padre nostro. Infatti, tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene, erano 5.000 uomini. Ognuno può fare le sue diagnosi sugli squilibri preoccupanti che sfigurano l'umanità del nostro tempo. Anche il Vangelo ha diritto di farle, e le fa, se lo si sa accogliere. Troppa attenzione si va riservando ai beni da portafoglio, da carta di credito, da conto in banca, a scapito di quei beni non commerciabili che fanno vivere le persone con dignità. Occorre ristabilire l'equilibrio in noi stessi, anzitutto, nelle nostre famiglie. Allora impareremo anche a esercitare la compassione, quella di cui Gesù Cristo è maestro. Senza compassione operosa, forse ci sarebbe comunque un futuro per l'umanità, ma sarebbe un futuro cieco e disumano per tutti. E non è certo questo che vogliamo. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.